Oggi parlerò di una tesserina. Sembrerebbe quasi una cosa strana, vedete? Boh, oddio, strana poi non è del tutto, è un circuito che è un circuito risonante, guardate un po', c'è una spirale che gira intorno, arriva al centro, dopodiché inverte il movimento, guardate, ritorna qua. Quindi, beh, se avessi qui un filo, devo dire, cosa che non ho, vi farei vedere che questa è sostanzialmente una bobina che io ho schiacciato e ho messo impresso su questa carta. Una cosa interessante, perché sembra stregoneria, ma vedrete che non è stregoneria, È semplicemente che io con questa schedina posso attivare l'energia di questa dottoressa e vediamo un po' se è vero. Allora, metto giù la tesserina, prego di mettere le mani dietro, guardate, le mani saranno incrociate, ecco, brava, e io cosa farò? Applicherò, ecco, lei si può rimettere di qua, sì, magari anche laterale così, così almeno si vede. Applico una forza alle mani e cosa succederà? Non ci vuole un grande genio della fisica nel dire che viene, perde l'equilibrio e viene indietro, no? Questo è una roba che tutti capiscono. E adesso invece guardate cosa faccio. Prendo la mia tesserina, gliela metto a contatto, visto che non ha le tasche, gliela metto qui. Vuole rimettere le mani dietro e vediamo un po' se si è modificato qualche cosa. Allora io riprovo e vediamo. Lei è pronta? Pronto? Vai, vado. Che è successo, dottoressa? Perché io mi sono sforzato a tentare di spostarlo. Ho applicato una forza, quindi vale la legge di cui vi avevo parlato prima. Cosa è successo secondo lei? Si è modificato qualcosa, giusto? Ecco, certo, la modifica è dovuta a questo, perché questo circuito che io chiamo circuito risonante, uso molto spesso la parola, la terminologia che un circuito risonante è un circuito oscillante e oscilla sulle frequenze che sono qui intorno, ambientali. Ma guarda caso, vado a centrale sulle frequenze dell'organismo umano. E adesso voglio fare una cosa interessante. Chiamerò un'altra persona. Dottoressa, venga lei qua avanti. Guardate, non tocco più niente io, Metto la tessera qua e chiedo, anzi, prima faccio un test anche a lei, perché sennò dice, no, tu bleffi. Metta le mani incrociate, sì. Adesso riproviamo. Pronta lei? Sì, ok. Giustamente viene indietro e non ho fatto una grande forza. Adesso, dottoressa, guardi la sua collega per un attimo negli occhi. Visto? Fin troppo, l'ha guardata troppo, non mi emozioni, si giri e vediamo un pochettino cosa è successo. Vado a rifare la prova, eh? È pronta lei? Vado. Anche qui, che è successo? La forza è la stessa applicata. Allora, guardate un po', sembra stregoneria, vi dicevo, no? Allora, io ho attivato lei con questa tesserina e a questo punto non ho attivato la collega, ma ho chiesto soltanto di guardare negli occhi. Per risonanza, e quindi avete capito le lezioni che ho fatto prima, per risonanza lei ha avuto l'energia dalla sua collega. E a questo punto è rimasta completamente attivata dall'energia di questa card che avevo dato alla sua collega. Ma allora, se vogliamo fare un'altra cosa molto bella, facciamo uno stop.